Scusate, ma per caso anche oggi piove secondo la piove secondo la piove secondo la piove secondo leggeteci la targa la leggeteci la targa la leggeteci la targa la leggeteci la targa la. Oh, avete fatto proprio una bella canzoncina, eh? Oh, me l'avete servita lì, su un piatto d'argento. Avete studiato proprio una bella canzoncina. Peccato che adesso la canzoncina, la cantiamo noi. Adesso vorrei mandare un saluto al mio grande amico del Milan, il mio grande amico, quello permaloso che non si può nominare, quello che è un personaggio pubblico ma non si può nominare. Ciao, ciao, adesso il posto davanti è mio, me lo tengo io. Per favore, lei stia dietro, lei che è Voldemort, non si può nominare, lei stia dietro che davanti ci stiamo noi. La saluto, arrivederci e vada a lottare con la costagna là di dietro, per favore, che qua davanti ci stiamo noi. Poi vorrei salutare il grande, irreprensibile top player del Milan, il mitico Calabria che si era fatto ammonire volutamente per saltare lo Spezia, ma per esserci al derby. Calabria! Sono proprio contento che oggi c'eri anche te! Ma sai che, ma senza di te sarebbe stato più difficile. Però tu ci sei voluto essere, tu, Calabria, hai fatto di tutto per esserci e noi te ne ringraziamo, perché io quando ho visto che tu ti eri fatto ammonire apposta per non saltare il derby, io ho detto Dio grazie, grazie perché c'è Calabria, noi abbiamo bisogno del grande Calabria. C'è un mito, Calabria. Ciao, stammi bene. E il controsorpasso? La prossima volta. Il controsorpasso? La prossima volta. Il controsorpasso? La prossima volta. Avete visto come si è rigirato il mondo? In una settimana. In una settimana si è girato il mondo. Noi siamo andati dove dovevamo essere. Perché sfido chiunque a dire che io non è da settembre che dico che questa squadra è forte per vincere il campionato. Soprattutto contro questo Milan, io devo aver paura di questo Milan. Cioè io quando abbiamo perso il derby d'andata ero incazzato come una biscia perché l'Inter non può perdere contro di voi. Siete troppo più scarsi di noi. Siete troppo inferiori a noi. Ed è lì che mi incazzo. Cioè se l'Inter perde contro una squadra più forte... Oh, sto zitto. Ma se l'Inter perde contro di voi, è contro natura, capito? Cioè, come se io faccio un film porno con Rocco Siffredi, faccio più bella figura io. Non è possibile. Non è possibile, capito? Cioè, non è possibile. Come si è rigirato? Ibra! Vai a Sanremo, Ibra! Vai con l'Amadeus! Grande Ibra! Ti aspettiamo! Taratatatara! 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 La targa! Taratatatara! Taratatatara, taratatatara. Ciao Ibra! Oh, Ibra era Moggio alla fine, oh. Era lì in panchina. Moggio triste. Come mai? Cosa è successo, Ibra? Cosa è successo? Milano siamo noi! Cosa è successo? Cosa è successo? Adesso, ragazzi, viene il bello! Adesso viene il bello! Io vi ho sempre detto due cose. Uno, che l'Inter quest'anno può e deve vincere lo scudetto. Due, che la squadra che io temo di più non è il Milan, e l'ho detto in tempi non sospetti, ma la Juve. Ma contro questa Juve, se non lo vinciamo quest'anno, non lo vinciamo più. Non lo vinciamo più. Però adesso godiamoci questo derby vinto, godiamoci questo primato, e adesso devo parlare di un'altra persona.
Moccio Vileda. Moccio Vileda, abbiamo capito che per giocare bene deve essere insultato, perché finché Moccio Vileda dici sì, è bravo, secondo me può giocare lì, secondo me può fare quello, secondo me può fare questo, oh, fa cagare. Appena lo inizi a insultare, io non lo so, forse si sente colpito nell'orgoglio, forse si sente colpito da qualche parte. Oh, oggi, ma non sembrava neanche parente Moccio Vileda quello degli ultimi 6 mesi. Sono 15 giorni che Moccio Vileda, da quando l'abbiamo chiamato Moccio Vileda, casualmente, prima lo chiamavamo Ivan il Cedibile, Ivan il Terribile, da quando l'abbiamo chiamato Moccio Vileda, io non lo so questo cristiano cosa gli è successo, questo qui è diventato un fulmine di guerra. Oggi bellissima partita, incontenibile, incredibile, una roba allucinante. Handanovic, sono contento per Handanovic, perché veramente tante volte io quest'anno ho detto Handanovic l'avete fatto diventare un meme che para con gli occhi. No, non è vero, cioè siete stati tante volte ingenerosi. Poi anche io davanti a certe partite gli ho dovuto dare dei votacci, perché qualche partita brutta 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 l'ha fatta. A una certa età, siamo d'accordo, non è più quello di una volta, però oggi nel momento decisivo della partita la baracca l'ha tenuta in piedi Handanovic, l'ha tenuta in piedi Handanovic. Oggi il Milan ha giocato 20 minuti, dai, gli ultimi 10 minuti del primo tempo li ha fatti bene e i primi 10 minuti del secondo tempo. L'Inter ha giocato bene 70 minuti, il Milan 20. In quei 20 minuti che ha giocato bene il Milan, Handanovic ha tenuto in piedi la baracca, è tornato a essere Batman, è tornato a fare Batman. Comunque oggi veramente approccio positivo da parte dell'Inter, che è partita come doveva partire. Il Milan soffre le squadre che ti aggrediscono e l'Inter ha fatto i primi 30 minuti a tutta birra. Li ha fatti a tutta birra, a palla cannata. Siamo andati in vantaggio, abbiamo sofferto alla fine del primo tempo una decina di minuti e per condizione fisica non potevamo correre come la prima mezz'ora. Il Milan è tornato bene in campo e, come spesso accade, prima regola del calcio, gol mangiato, gol subito. Il Milan ha avuto 3 occasioni e l'Inter alla prima e al secondo tempo vi ha fatto la peretta. Il rumore della peretta, sentite? Questo è il rumore della peretta. Ah ragazzi, Milano siamo noi! Milano siamo noi, quindi voglio salutare Voldemort, quello che non si può nominare. Ciao, ciao Voldemort! Ciao Voldemort, stammi bene, mi raccomando, adesso vai a fare la guerra con la Roma, con la Lazio, con l'Atalanta per il 4º posto. Ciao Voldemort, poi salutiamo Calabria, mi raccomando Calabria, al prossimo derby, non fare che non vieni, Calabria, al prossimo derby non fare che non vieni, perché ci devi assolutamente essere. E nel caso tu fossi diffidato, mi raccomando, fai come questa volta, fatti ammonire, così salti la sfida prima, ma al prossimo derby io ti voglio perché mi piaci, perché abbiamo bisogno di te e perché sei un grande. Poi grande Romagnoli, Chiar. Ciao Milan, statevi bene! E mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic, seguitemi su Instagram, clic, like alla pagina Facebook, clic, e domani tutti a scuola, a casa, al lavoro, al supermercato, in chiesa, per la strada, tutti così, pioglie secondo, la, pioglie secondo, Leggeteci la targa, la, leggeteci la targa.